La maggior parte dei malati non sa che in Italia da 3 anni c'è una legge che tutela il loro diritto alla cura nel dolore cronico, quello che si protrae nel tempo e non è più utile e soprattutto da sintomo si è trasformato in malattia. Ed anche molti medici e sanitari non conoscono i dettagli di una normativa, la 38/2010, ritenuta fra le più avanzate d'Europa. Per fornire elementi di chiarezza sia farmacologica che normativa, Grünenthal, l'azienda farmaceutica leader per la ricerca nella terapia del dolore, ha supportato un evento all'Hotel Royal Continental di Napoli con oltre 60 medici, sia di base che specialisti, a conclusione di un ciclo di incontri che ha toccato Stresa e Venezia, formando complessivamente oltre 200 medici. Due le giornate partenopee di lavori, con sessioni d'approfondimento sul dolore e sulla legge 38. L'apertura è stata affidata a Caterina Aurilio, professore ordinario di anestesia e rianimazione alla Seconda Università di Napoli, presidente eletto dell'ISD. Il contributo è dato oltre sulle ultime conoscenze in fatto di terapia, di farmaci, le ultime novità dal punto di vista farmacologico, ci dà anche un'altra opportunità di avere l'occasione di parlare con un legislatore che possa spiegare a noi medici, che non è che siamo molto ferrati sulle leggi, quali sono, in cosa può incorrere un medico allorquando, dovendo trattare di una legge nuova, non la esegue in modo adeguato e quindi quali sono, in quali condizioni amministrativi, civili e penali possa incorrere allorquando non venga attuata in modo corretto. Qual è l'importanza del farmacologo per l'identificazione della cura? L'analisi nelle parole di Paola Sacerdote, docente di farmacologia dell'Università degli Studi di Milano. Ci sono delle grosse remore a scegliere il farmaco giusto per dolori cronici o per dolori come il dolore neuropatico, un dolore cronico che per molto tempo segue i nostri pazienti. Quando sappiamo che i farmaci oppiacei, ad esempio, possono essere la prima scelta. Il farmaco più importante quando l'intensità del dolore è rilevante. La scelta giusta sin dall'inizio è fondamentale per evitare che poi il paziente inizi un percorso lunghissimo, faticoso, un percorso di dolore in tutti i sensi, per cui si rivolge a più specialisti, si rivolge a più ospedali perché non riesce a essere soddisfatto della cura, che gli è stata prescritta. E questo naturalmente, oltre a far soffrire di più i pazienti, pesa fortemente su quello che può essere anche il costo della nostra spesa sanitaria. Quindi, avendo i farmaci a disposizione che abbiamo adesso, non è più possibile non conoscere esattamente qual è il farmaco da scegliere e da prescrivere per un certo tipo di dolore. Ma quando il dolore da cronico diventa malattia, lo spiega Flaminia Coluzzi, docente di anestesia e rianimazione all'Università La Sapienza di Roma. Il dolore cronico per tanto tempo è stato considerato un dolore che durava per più di 3 o 6 mesi. Oggi è noto che il dolore da sintomo, quale è nella sua funzione fisiologica di protezione dell'organismo da insulti che possono essere nocivi, diventa una malattia. Va trattato con analgesici, anche analgesici maggiori, non solamente con gli antinfiammatori come siamo stati abituati in passato, perché sono farmaci potenzialmente correlati a degli effetti collaterali a livello gastroenterico molto importanti. Oggi abbiamo a disposizione nuove formulazioni anche di oppioidi da poter utilizzare o farmaci specifici per dolore che interessa dei nervi periferici.